Gemini. Ancora il numero 7, buono il movimento, pesca Tribelli che guadagna il fondo, mette una palla interessante al primo palo, se lo divora Orsi con il tap in sottoporta, prima occasione gigante della partita. Si è buona la sponda verso Denis Savi, Maurizi, ancora una volta a cercare il 9, Camilli, linea di fondo, punta l'avversario, passo doble, cross interessante, la palla galleggia dentro l'area, pareggia il conto delle occasioni la Tivoli. Gemini. Ancora il numero 7, buono il movimento, pesca Tribelli che guadagna il fondo, mette una palla interessante al primo palo, se lo divora Orsi con il tap in sottoporta, prima occasione gigante della partita. Si è buona la sponda verso Denis Savi, Maurizi, ancora una volta a cercare il 9, Camilli, linea di fondo, punta l'avversario, passo doble, cross interessante, la palla galleggia dentro l'area, pareggia il conto delle occasioni la Tivoli. Traiettoria dentro l'area di rigore, Zappalà con i pugni, non è finita sul secondo tentativo, gli piega le mani, il gran gol di Orsi, il gran gol dalla distanza, avanti il Sora, non impeccabile Zappalà. Serve Camilli che col terzo occhio vede ancora il movimento del numero 10, palla interessante, Crispino la lascia lì e poi è strepitoso sulla respinta, non è finito, secondo tentativo, Pellegrini schermato e poi da terra lotta, occasionissima Tibur. C'è tanto spazio per il numero 7 che allunga la farcata. De Giglio, imbucata verso Palma che si è mossa ancora con i tempi giusti. Ha risalito la corrente. Palla interessante al secondo palo in estirata, non ci è arrivato nessuno. Con un attimo di ritardo fortunato. Attenzione perché ci ha provato da casa sua un giocatore della Tivoli. Attenzione! Che gol ha fatto! Maurizi da casa sua! La pareggia! Incredibile cosa abbiamo appena visto! Valentini... palla in direzione Santarelli che mette una palla interessante, tutto solo! Doppietta del solito Maurizi che in apertura di ripresa scrive 2-1 Tibur. Che reazione! Montesi con le mani, rimanendo sulla gara. Maurizi, la sponda. Montesi, altezza bandierina, riesce comunque a mettere un cross interessante, rimane frizzato in porta Crispino, deve mettere in calcio d'angolo Veron. Gli ospiti... Santarelli da casa sua, tiro d'alleggerimento che diventa buono per Montesi, dentro l'area di rigore, Montesi! Si riscatta Crispino, non è finita, Valentini prova ad alimentare, contro cross, palla interessante verso Camilli, si salva la trincea ospite. De Giglio in verticale, in qualche modo la prolunga Ruiz che la combina grossissima e in estirata, la devi solo spingere dentro Gubellini, 2-2, disastro difensivo Tivoli. Pellegrini allunga il pallone, buona la finta da parte di Denis Savi che si accende improvvisamente, è un campanile, la palla galleggia di testa spirito, Crispino raccoglie, incredibile parabola, si è salvato il Sora. Giuliano, giocatore esperto, centravanti navigato. Ancora De Marco dalla bandierina, traiettoria più dentro la porta. Non riesce a girarla dentro Valentini, palla fuori di poco. Wilson Cruz prolunga di testa, arriva la chiusura da parte di Veron. La palla un po' a metà strada, ancora una volta Valentini. Zappalà a metà strada male, in due tempi chiude. Ma va in apnea la Tivoli in queste situazioni. A spola verso Fattati che connette bene i due reparti. De Marco punta l'avversario che gli rimane a distanza di sicurezza, la palla verso Cruz a un centimetro dal vantaggio la Tivoli con il brasiliano che mette fuori. Cipriano finisce 2-2 tra Tivoli e Sora ai punti, avrebbe meritato la squadra di Granieri ma la squadra di Campolo strappa un pareggio all'Olindo Galli di Tivoli. Granieri che comunque infila il terzo risultato utile consecutivo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e un saluto da Gabriele Cascelli. Siamo nel post partita di Tivoli Sora con mister Mirko Granieri. Mister, parto con il farle i complimenti per il secondo risultato utile consecutivo raccolto nella sua gestione. Risultato che però probabilmente lascia un po' di amaro in bocca alla Tivoli, ai punti. Probabilmente la sua squadra l'avrebbe meritato. L'inizio gara è stata probabilmente a tinte bianconere o forse siete stati un po' sorpresi dal centrocampo a 5 proposto da Campolo, ma sulla distanza la Tivoli è venuta fuori e ha saputo reagire. Qual è la sua idea, il suo film sulla partita di oggi? Ma intanto mi sento di fare i complimenti ai miei ragazzi perché oggi secondo me hanno fatto una grandissima partita
Non mi soffermo su quelli che sono gli errori che abbiamo commesso perché sapevamo che dobbiamo migliorare. Io penso che la prestazione collettiva è stata una prestazione ottima. Siamo in crescita. Hai detto bene, i primi 10 minuti, 15 minuti, un pochino abbiamo sofferto.